carissime, anche questa mattina bisognerà fare un poco di ginnastica, anzi diventa sempre più importante riuscire a continuare a fare gli esercizi che abbiamo cominciato a fare insieme già ormai una settimana fa o anche di più. Allora, siamo arrivati agli esercizi di rinforzo delle gambe, bisogna proseguire, l'esercizio di oggi è un classico. Prendete una seggiola, ricordatevi che più la seggiola che scegliete è bassa, tanto più l'esercizio sarà faticoso. Di conseguenza, mi raccomando, cercate di scegliere l'altezza adeguata alle vostre energie. Dopodiché ci sederemo sulla seggiola cercando di non andare proprio fino in fondo, ma di metterci più o meno a metà. Mettiamo i piedi paralleli tra loro, le gambe, le tibie parallele fra di loro. Possiamo usare le mani appoggiandole sulle cosce, oppure, se ci sentiamo molto forti, anche senza l'aiuto delle mani. Dopodiché ci alziamo in piedi, ricordiamoci quando ci alziamo in piedi di raddrizzarci per bene, mettere il mento un pochino in dentro e poi, tenendo le spalle basse, aprirle un poco, ricordiamoci che queste spalle vanno tenute aperte. Dopodiché, controllando di sederci sulla seggiola e non per terra, vero? Ancora e lentamente controllando la discesa torniamo a sederci. Possiamo ripetere questo esercizio per le gambe, vedete che apro sempre anche le spalle, almeno 5, 6 fino a 10 volte consecutive se vi sentite particolarmente in forma. Dopodiché potete approfittare di un piccolo spazio che avete in casa per sciogliere le gambe, facendo qualche piccolo esercizio, piccolo passo in camminata, giusto per rimettere in movimento i muscoli. Ciao!